Picchiarello e la vecchia fattoria. Oh, è ora di colazione! I fiocchi di mais della vecchia fattoria sono i miei preferiti! Ehi, venite giù, dai, niente scherzi! Buongiorno, fanze la prima colazione! Sono qui per il concorso indetto dai fiocchi di mais della vecchia fattoria! Ecco il tuo biglietto e buona fortuna! Oh, ma guarda! Ho vinto! Evviva! Caro Picchiarello, hai vinto una bellissima fattoria tutta tua! Pensa che favola, amico! È fantastico, io adoro la vita in campagna. Fattoria, aspettami, arrivo. Buono. Non brontolare, ti sto procurando l'unica cosa che si trova nella palude: torte di fango. Salve amico, ho vinto un concorso a premi e mi sono aggiudicata la vecchia fattoria. Per caso sai dirmi dove si trova? Voi gente di città siete davvero strani. In campagna perdete sempre la strada. La vecchia fattoria è da quella... Ma certo, la fattoria che cerchi è proprio qui, sei arrivato alla meta. E per favore mi scuseresti solo un momento? Mi presento, sono il nuovo fattore! Sono Gabby Gecko! Wow! Ecco, questa è la tua proprietà, figlio! Ma è una palude! Esatto, però è molto molto vecchia! Senti, amico, io ho vinto una fattoria dotata di tutti i comfort, perciò dimmi dov'è la mia altalena! Senti, ma non è da quella parte! Dove? Non la vedo! Oh, ma che sciocco sono stato! Scusa, capo, l'altalena è qui! Wow! E dov'è il mio grano turco? Ma dov'è il mio grano turco? Spassosi voi cittadini! Non è stagione per il grano turco di palude! Ripeto, dov'è il mio pranzo a base di pannocchie, amico? Oh, sì! Oh. Arriva subito! Te lo porto! Tu intanto pensa a divertirti! Oh, ladro di pannocchie! Dì un po', ma che te pre... pannocchie al burro, ora si comincia a ragionare. Saranno pronte in mezzo minuto. Nel frattempo, perché non ti metti comodo su questo bel dondolo campagnolo? Mangiale finché sono calde! Bene. Adesso pappiamoci questo picchio ingrassato a grano turco. Salsa speciale per picchio arrosto. Allora quello vuol portarmi in tavola come piatto forte. Ehi, Gabby, scusa, sai, ma dov'è il mio trattore? Ecco, vedi, il fatto è che in questa fattoria non abbiamo bisogno di un trattore, figliuolo. Allora preferisco tornare in città. No, 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 non puoi farmi questo. Sì, va bene, d'accordo, avrai il tuo trattore. Insegnerò a quelle alligature che non si arruffano le penne a un picchio. E tantomeno lo si fa arrosto. E dammi una spinta sull'altalena, Gabby, e ho fame di pannocchi al burro, Gabby, e ho voglia di guidare un trattore, Gabby. Oh, certo è dura quando il tuo pranzo ti dà ordini dalla mattina alla sera.
ficcarmi col raccolto. Cosa hai detto? Come faccio a ficcartelo dentro quella testaccia dura da cittadino? Il gran turco di palude non è ancora maturo. Questo prova a raccontarlo al gran turco. Per 2000 tacchini arrosto? Ma allora esiste davvero il gran turco di palude? Avanti, al lavoro, le pannocchie ti aspettano. L'ho sistemato. Salve, vengo dalla fattoria che si trova qui accanto. Scusi se mi presento vestito così. Aspettavo il vincitore del concorso a fiocchi di mais della vecchia fattoria, ma c'è un idiota di alligatore che continua a darmi un sacco di problemi. Lei non l'ha visto per caso? Ehi, sono io il vincitore del concorso. E qui c'è l'alligatore idiota. Non credere di sfuggirmi, finocchioso ladro di pannocchie! Prima o poi ti acchiappo e ti sistemo per le fette! Pannocchie legnate! Non c'è niente di meglio di una scazzottata in campagna dove l'aria è pura!